Hi, everybody. Hello, here is Camelia Boban Hello. From Wikidone User Group, and with me is Lorenza Colicino from the Citizen Gender Committee. So we are talking about gender gap this evening. So maybe you know that a lot of Wikimedia projects are talking about, are addressing the gender gap. And one of these is Wikidone. Wikidone is a group, Wikimedians engaged in addressing the diversity in the Wikimedia movement. So we are working for filling any kind of gaps, such gender gap, LGBT plus communities, gaps in content, gaps in diverse abilities, generational, and so on. So who is Wikimedia knows that we have a problem of article deleting the notability in Wikipedia when we are talking about women biographies. And we had an idea, so all the time that the articles were deleted in Wikipedia, where can we store this article? So the idea is to use some other Wikimedia projects which have not the problem of notability, because we know that notability is also related to the lack of sources. So without sources, we cannot write articles about women. And our group started also it's a Wikimedia project in Wikipedia and Wikibooks. It's also an affiliate of the Wikimedia movement, and since 2016. And from the last year, we are also a legal entity. So what are we doing? We are usually organizing editathons or contests or other events to increase the content and participation. And we are starting the campaign of awareness about the gender gap. And we are trying to engage the new editors and train them on editing the Wikimedia projects. So it's not only about content, it's also about participation. So it's for us important for us, our proposal. If you want to join, you can sign your name on our session. Is about it's a case study about this gender gap and how we can improve the women biographies in Wikibook. Wikibook in this case, it's a safe place to store women biographies which otherwise can be deleted. It's also a generator of ideas about the territory which can mobilize people and even change something inside the society. So I can I will start showing some slides on what we did in the past and how everything that started. Hello, here with me Luigi Catalani. Hello. Luigi.
Really, Luigi Catalani, which was the trainer of this session in Wikibooks, he is the president of Basilicata Wiki. So, Luigi, I'm saying something about the Wikidonor, and now I'm preparing to show the slides about how everything starts and what was done in Wikibooks. So now I will share the screen. Okay, please say if you are seeing. Can you see? Yes. So let's start from the beginning. So this is the title of our session, Women's Biography Beyond Wikipedia, Wikibooks. And as I said, Wikidonor, it's something has three souls: Wikimedia Project in Wikipedia, Wikibooks, Wikimedia Affiliate Media Group, and the Nonprofit Association. How everything started. So everything started with an editathon, Atom Feminism Wikipedia editathon in 2017. And this is some, these are two images taken during this editathon, where a great number of people participated. Most of them were teachers, as you can see. During this editathon were written something like 10-12 articles about female biographies from Lucania, and this is an example of three of them. And as you can see, some of them had some problems, so we have problems about lack of sources, we have problems about article orphan, we have some problems even about deletion. One article was deleted. And the discussions were about notability and about the local notability of this biography. So they were considered the local and not national notable biographies. So what was the idea? The idea was, however, to keep this biography and to these Wikibooks, because as you know, Wikibooks has not the notability criteria, so you can start and write Wikibooks without taking the, without thinking of if a person is notable or not. And this is a way to protect, to have women biographies from local territory. This is the poster what was designed by Emilia Lavaglia with the program of this day. And this is the first page of what this wiki book is. As you can see on the right, we have the sections, and everything starts with the cover. This cover was designed by a student because on writing this this wiki book was involved high school in Potenza, trained by Luigi. So everything starts with the cover, and then so many sections about women writers. You can see were written something like
15 biographies, female biographies, women writing, writers from Lucania. And Carmela Aerchiari is one of them. Then Laura Battista, this is a page of women writers written book. Then the session about painters, sculptors, and multimedia woman artists, and here another rich section with the women artists. Elisa Raya, Victoria Lassala, Bonifacio, Contelitieri, and so on. And this is one of the pages when you can see the biographies, some of them with photos, some of them only text. Musician and woman singers, and here we have the biographies of for Anna Bonita, Giovanna D'Amato, Lucia Maria D'Amelfi. Women in sport, and here is another beautiful section about Marisol Lavagna and Marina Procaccio. Another section about women in institutions, and here Amina Capolongo, Anna Maria Riviero, Camilla Maria Schiavo. Here is the page. Here also we have also pictures about biographies. Women architects. This is a section which is born this year. Antonietta Gloria is one of the articles. And something new this year, female chef. Silvana Felice Pascolucci, Tiziana Lopardo, Rosana De Carlo, these are biographies that need to be in scope. This is only the beginning. And here are the names. And another thing was done, I think it's very important because it enriches the biography. The section about interviews. So this section was done by the multimedia audiovisual laboratory at the Walter Gropius High School. And I want to show you something, some of them. Giovanna D'Amato, which is a musician, which says that to create situation equal opportunity, even in contexts that are a little less well off, such as that of our region. And I want to show you this interview on some minutes.
So this is an example of an interview. So we have also the interview of Elisa Varaya, which is an artist, her motto is public art is done for communities with communities. I think we don't have the time to see every interview. And then Marella Procaccio, which is saying it's not a good athlete who wins a championship, but who, however, always managed to give his best on any occasion. And here's another interview. So thank you so much. These interviews were something new related to what was done since now. We are uploading this article, this interview on Commons because they are more bigger as file. Here is the discussion we had between us with Luigi, Daniela and Lorenza about everything, what increases this project on the territory.
Amelia, can you hear me? I don't hear you. There is a problem with the audio of the video.
Yes, hello, sorry for the inconvenience. Di Wikidone a Wikimania 2020. Pronto? Buongiorno. Benvenuti a questo appuntamento con diciamo, i presentatori speakers di Wikidone a Wikimania 2021. La presentazione si chiama Women's Biography Beyond Wikipedia, Wikibooks. Insieme a me sono Lorenza Colicigno, Daniela De Sciscio, Luigi Catalani, che prego di diciamo, presentarsi un po' più approfonditamente e di parlare di questa esperienza di profili di donne lucane in Wikibooks. Prego, Lorenza. Buongiorno, innanzitutto. È importante, secondo me, proprio delineare il percorso del Wikibook Profili di Donne Lucane. Esso infatti vede alla sua origine l'interesse e l'impegno comune di un piccolo gruppo di donne nel divulgare il contributo delle donne appunto allo sviluppo della cultura in una prospettiva sia locale, quindi lucana, ma anche globale. E questo gruppo, quindi, anche nell'intenzione di ridurre il gap di genere in Wikipedia, ha iniziato col partecipare nel 2016 all'Editathon Art and Feminist. E si è poi focalizzata quindi sulle biografie di significative scrittrici lucane. Questo gruppo è cresciuto con altre associazioni, altre realtà istituzionali alla base, avendo il CD di Potenza, il Comitato Cittadinanza di Genere e Wikidonne, che ha avuto la funzione di catalizzatore e di sintesi, diventando quindi, come ho detto, un elemento proprio di inclusione, ma anche stimolando altri soggetti ad includere, come ad esempio è accaduto con il progetto sulla toponomastica femminile proposto da Telefonodonna, che ha voluto includere appunto Wikidonne nella selezione di nomi di donne alle quali intitolare strade, piazze e giardini della città di Potenza. Quindi un meccanismo di promozione reciproca che giova soprattutto al territorio, consente alle donne di segnalare la loro costruttiva presenza nella società contemporanea lucana e non solo. Questo non vuole essere un confine o un limite, bensì una prospettiva di lettura della realtà che va a sanare vuoti e dimenticanze non più giustificabili. Un esempio è quello di Carolina Rispoli, che è stata da noi riscoperta, i cui romanzi entrano di diritto nella storia della letteratura italiana del primo Novecento, ma che sono praticamente dimenticati, non essendo stati repubblicati nei primi decenni del Novecento, cosa che invece meriterebbero pienamente. Questo è l'origine del Wikibook Profili di Donne Lucane, di cui poi vi parleremo più ampiamente. Prego, Daniela, Ah, ecco. cosa è successo? Come è partito? Come, chi ha coinvolto? Come, diciamo, come si è andato verso questa esperienza? Allora, come diceva Lorenzo, un saluto a tutti quelli che ci seguono. E come diceva Lorenza, il nostro cammino è iniziato in punta di piedi, possiamo dire, no? E dopo i primi, diciamo, incontri che ci sono stati, che erano prevalentemente come gruppo di Wikidonne, abbiamo pensato, anche parlandone con Luigi Catalani, abbiamo pensato che sarebbe stato molto interessante coinvolgere gli studenti delle scuole superiori della nostra città, per avvicinarli anche alla scrittura Wiki, però certamente non avevamo la possibilità di farli accedere immediatamente a Wikipedia, dove ci sono dei vincoli molto stretti. E allora ci fu la scelta del Wikibook, uno strumento più agile al quale i ragazzi potevano avvicinarsi meglio. E allora è iniziato anche più intensamente, diciamo, il lavoro del CD di Potenza. La nostra è un'associazione di insegnanti e
E quindi abbiamo coinvolto immediatamente una scuola, che è il liceo Gropius, che è rimasto uno dei partner fondamentali del nostro progetto, e abbiamo creato dei gruppi di studenti. Siamo partiti con un piccolo gruppo e nel 2018 abbiamo fatto la primissima iniziativa con gli studenti. Abbiamo deciso che bisognava dare una struttura a questo Wikibook, che le donne alle quali potevamo rivolgerci potevano essere pittrici, scrittrici, e con quelle iniziamo, che era stata la prima base del gruppo Wikidonne. E allora il lavoro che è stato fatto è stato quello di coinvolgere i ragazzi nella ricerca di quelli che potevano essere gli elementi biografici in prima battuta delle scrittrici, delle artiste. E Luigi Catalani, ne parlerà lui certamente in maniera più diffusa, ha realizzato con i ragazzi un'attività formativa. Siamo andati varie volte presso la biblioteca provinciale alla ricerca anche di libri, di testi, testimonianze di queste scrittrici. E poi Luigi li ha avviati anche al tipo di scrittura che va utilizzata nel Wikibook. E abbiamo quindi realizzato questo primo editathon, durante il quale i ragazzi hanno mostrato i vari passaggi che sono stati realizzati. Noi abbiamo deciso di coinvolgere le istituzioni scolastiche perché è importante avvicinare i ragazzi a questo tipo anche di cultura digitale della scrittura, e anche perché poi i ragazzi trovano molto interessante questo lavoro di ricerca, di scrittura delle voci, imparano ad essere molto più delimitati nelle cose che devono dire, vanno all'essenziale, quindi serve anche, diciamo così, come competenza complessiva di cittadinanza. E quindi i soggetti che mano a mano si sono coinvolti sono state le istituzioni scolastiche, sono rimasti quelli che c'erano dall'inizio: il Comitato Cittadinanza di Genere, Wikimedia, Wikidonne, il CD di Potenza. Gradualmente si sono avvicinate a noi, sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche, la provincia di Potenza, per quello che noi abbiamo realizzato al Museo Provinciale, o anche tenendo conto della Biblioteca Provinciale, e poi altri soggetti che, osservando il nostro lavoro, osservandoci in quello che realizzavamo, si sono sentiti stimolati a far partire delle altre attività. E il nostro lavoro prosegue. Abbiamo iniziato nel 2018, piano piano. Quest'anno sono 4 anni che il nostro Wikibook è stato implementato con altre voci, con altre sezioni, e certamente abbiamo avuto delle grandi We cannot hear you, Camelia. No. So hello again. Hello again. Yes, muted. Hello again. Unfortunately, the video is going on more time than the time we have. We still have 7 minutes. We are searching for Daniela, which I don't understand where it is. However, the idea was that of not only writing about putting content into
our Wikimedia project, but also creating partnerships, creating a growth on the territory. So, Luigi, can you say something more, as your part in the video was cut? Okay, yes. Basilicata is a very wiki place in Italy, and this work on Wikidonna is one of the first, as you say, you and Lorenza and Daniela. So I'm very happy that after 5 years, I think 5 years, this work on women from Basilicata of every age and century and job, from art to literature to sport to cooking, no, the last one is now on a wiki book, a wiki project that I prefer, because I work very much in the school. So I like wiki books because I think that this kind of work is very important for students, for the digital information literacy, because students learn to search infos in the library. I am a librarian, a Wikimedia librarian, and on the net too. So in these years, this work, these pages of Wikipedia have joined into the wiki book. So I think we can work next year and make this wiki book more complete, and with the help of teachers, of students, of Wikimedians, and especially of this fantastic group of women from Basilicata, like Lorenza, like Daniela, and obviously, Camelia is our, I don't know, you are our master wiki, Camelia. So, master chief. So, attention to our work on Wikipedia and on Wikibooks. Thank you. Thank you. Thank you, Luigi. I'm so sorry that Daniela did not join our session. I want to thank Daniela, which was a pillar of this project. It was the teacher, one of the teachers that lead this project. I'm so sorry she's not here. She cannot connect. We lose her as we lose a lot of our session. And I'm so sorry. However, everything you want to ask or know more about this project, please write on the Etherpad, or on our meta page, or on our session on our Wikimedia, Wikimania 2021. So please, if you have a question, we have only 2 minutes, so I think we cannot have the question and answer session that we hope that we can read what you are writing on the Etherpad, and we can answer your question there.
This is a project that can be proposed in any territory, so everybody can use this project as a model. And for any other question, you can find us on Wikidata User Group on Meta or on our project on Italian Wikipedia. We have many social channels on Facebook, Twitter, Instagram. So many points of contact if you want to know more. So thank you, Luigi. Thank you, Lorenza. Thank you, the team, which decides the screen, the display. thank you all. Thank you, Camelia. Thank you, Wikimania. Bye. Bye.